Scortato da quasi 1000 tifosi a Guidonia, il Salerno Calcio affronta il Fidene. La squadra di Perrone si gioca il secondo match point. Il Marino ospita l'Anzio Lavinio in un impegno sicuramente più abbordabile, almeno sulla carta. Fidene lanciatissimo verso i playoff, Salerno deciso a riscattare la sconfitta di Anzio, fuori per squalifica Montervino e Giubilato, infortunato Munar. Nell'undici titolare si rivede Ian Rilli, in panchina c'è Dazzi, Sestito finisce addirittura in tribuna. Nell'undici titolare c'è anche Gustavo in attacco con De Cesare e Biancolino. Subito uno spunto del brasiliano, palla in verticale, De Cesare non ci arriva. Calcio di punizione per i padroni di casa, pallone scodellato al centro, colpo di testa di Massella, Ian Rilli è attento. Le indicazioni di mister Perrone ai suoi uomini, nella formazione titolare rientra anche Lanni che non si vedeva da un po'. Manata di Anselmi ai danni di Gustavo, l'arbitro, il signor Pillittieri di Palermo, lascia giocare. Ancora Massella su calcio di punizione impreciso, poi Lanni. Palla per De Cesare, Iozzino sfiora l'autogol con questo maldestro colpo di testa all'indietro. Si propone il Fidene, trattenuta in area di Calori su Dominici, l'arbitro lascia giocare. Nella circostanza i laziali volevano il calcio di rigore. Invenzione di De Cesare, palla per Gustavo che tarda troppo il tempo per la battuta a rete, il suo diagonale viene ribattuto. Ancora un calcio di punizione, questa volta sul pallone va il numero 10 Manganelli, palla che termina al lato. Gustavo di testa per De Cesare, passaggio di ritorno, il tentativo di prima intenzione di Gustavo, debole la sua conclusione, Mangerini non fa fatica a bloccarla. In verticale la rapida ripartenza del Fidene, poi il tentativo sballato da parte di Manganelli. De Angelis prova a sfuggire alla guardia di Giacinti, Manganelli in verticale per Massella, girata di prima intenzione centrale, Ian Rilli c'è. Ancora un break a centrocampo di Pignalberi, pallone in verticale, Massella, tiro che si abbassa ma imprecisa ancora la mira. Calcio di punizione per i padroni di casa, Ian Rilli esce dalla propria porta e smanaccia, poi il Salerno Calcio alleggerisce. Biancolino per De Cesare, va sul fondo De Cesare, cross al centro, Gustavo lascia sfilare, pallone all'indietro per Lanni, sfuma quella che poteva essere una trama di gioco interessante. Palla recuperata da Chirieletti, break del Salerno Calcio che prova a ripartire, il passaggio di De Cesare era interessante, anticipo decisivo di Anselmi su Biancolino. Corner per il Salerno Calcio, ancora De Cesare in sofferenza, Mangerini riesce a respingere, palla per Nicodemo, murata la sua conclusione, sfuma l'azione del Salerno. Lancio di Chirieletti, girata di prima intenzione di Gustavo, è l'azione più pericolosa creata dal Salerno Calcio nella prima frazione di gioco. Ancora nel finale Biancolino allarga il braccio in area, pallone controllato con la mano, fallo in attacco del Pitone. Uno contro uno, Chiavaro riesce a fermare Massella che era tra l'altro in posizione irregolare e viene ammonito per le successive proteste. Ancora Chirieletti sulla sinistra, allarga per De Cesare, cross di prima intenzione, Biancolino di testa dal limite dell'area, così è difficile impensierire il portiere avversario. Ancora Salerno Calcio in attacco, Gustavo non si intende con Biancolino, De Cesare viene anticipato, pallone a metà strada tra i due compagni di reparto. Biancolino allarga per Gustavo, vuoto un difensore del Fidene, il cross del brasiliano è fuori misura e Biancolino si impegna a mantenere il pallone in gioco, ma inutilmente. Il primo tempo finisce 0-0 tra le proteste di entrambe le squadre. Devi fare gol, dice De Cesare a Gustavo. La ripresa si apre senza sostituzioni nelle due squadre, grande equilibrio in campo, in apertura di ripresa Gustavo all'indietro per Biancolino, la conclusione da fuori area termina ampiamente al lato. Iniziativa di De Angelis sulla destra, rientra sul sinistro, mette al centro, non ci arriva nessuno, brividi per Ian Rilli che comunque faceva buona guardia. De Cesare rientra sul destro, forse aveva in mente un tiro, poi preferisce metterla al centro, ma non intervengono né Biancolino né Gustavo. Spunto di Dominici, va via a tre avversari in slalom, sbaglia solo la conclusione. De Angelis in area, va giù, secondo l'arbitro è rigore,
ma il replay proposto dalle nostre telecamere evidenzierà invece che il numero 7 del Fidene era già in fase di caduta prima del contatto, poi cerca la gamba di Puglisi. Insomma, generosa quantomeno la decisione del signor Pillittieri. Calcio di rigore, la partita può cambiare. Sul dischetto va il numero 10, Manganelli. Mancino, pronta l'esecuzione del mediano del Fidene. Iannarilli dice di no a Manganelli, parata fondamentale per il portierino Scuola Lazio, che oggi rientrava nell'undici titolare dopo mesi di assenza. Grande l'esultanza di Iannarilli, abbracciato dai compagni per una parata che vale quanto un gol. Contrasto tra Biancolino e Petricca, si fa male il pitone, botta al ginocchio, al suo posto entra Massimiliano Caputo. Perrone mantiene le tre punte, Gustavo va al centro. Pignalberi in verticale per De Angelis, rientra su di lui Puglisi, salvataggio importante per il giovane difensore siciliano. Ancora un numero di Dominici che però poi accentua la caduta in area di rigore e l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Già nel primo tempo era stato protagonista di un tuffo in area dopo una trattenuta leggera di Calori. Cross dalla sinistra di Caputo per De Cesare, che rimette al centro per Gustavo. Fuori ritmo, non riesce a dare potenza al colpo di testa. Nervosismo sulla panchina del Salerno Calcio, che viene richiamata ufficialmente dal direttore di gara. Entra anche Polani nelle fila del Salerno Calcio, esce De Cesare che ha dato tutto quello che aveva, anche se non è risultato particolarmente pericoloso in zona gol. Si rivede l'ex Benevento Polani che tenterà di dare il suo contributo alla causa. Numero di Gustavo che va via a due avversari, tiro cross sul quale Polani mette la testa, deviazione debole ed imprecisa, non riesce a trovare la porta Enrico Polani. Rivediamo il sinistro a giro di Gustavo, ci mette la testa ma la deviazione è impercettibile. Polani. Punizione di Max Caputo, deviata in calcio d'angolo, poi spunto proprio di Polani che rientra sul destro, calcia con potenza. Sicuramente volitiva la prestazione offerta da Polani dal momento del suo ingresso in campo, ma gli manca ancora il gol. Liozzino per il nuovo entrato Rubino e dopo tre minuti di recupero il signor Pillittieri fischia la fine delle ostilità. 0-0 tra Fidene e Salerno Calcio. Nicodemo e soci dunque non sfruttano neppure il secondo match point a loro disposizione. A questo punto tutto viene rinviato all'ultima giornata. Il Marino batte l'Anzio Lavinio e si riporta ad un punto di distacco in classifica. Il Salerno, per centrare la promozione, a questo punto deve necessariamente battere il Monterotondo Lupa nell'ultimo impegno stagionale alla Recchi.